Ok, andiamo a realizzare il sacchetto. Per prima cosa mettiamo dentro dello sfarinato, giusto per creare un po' di fondo. Qui andrà poi a finire la punta del nostro amo e siamo, in questo caso solo con dello sfarinato saremo sicuri che non verrà coperta da un pezzo di boglie, sul pellet o altre cose. Aggiungiamo ancora un pochettino, così basta. Questo darà anche un bel effetto nuvola in acqua. Poi qualche pellettino fine, questo è un pellet a pesce da 1 mm, micro pellet. Qualche pellet più grosso. In questo caso usiamo due misure diverse di pelle proprio per avere due tempi di scioglimento diversi, due attrazioni diverse. E infine aggiungiamo qualche boglie spezzettata, giusto qualcosina, in questo modo. Adesso andiamo a chiudere il sacchetto con questo accessorio, risulta molto facile. Lecchiamo e spingiamo il tutto oltre al sacchetto. Adesso nel sacchetto c'è ancora dell'aria presente all'interno, con un ago andiamo a forare il sacchetto, inumidendo gli angoli, li pieghiamo verso l'interno, anche qui. Adesso per avere un sacchetto bello compatto. Adesso lo foriamo un pochettino. E il sacchetto in sé è pronto. Prendiamo il nostro rig, con l'ago dalla parte alta, cioè dove abbiamo le boilies, foriamo e lo facciamo uscire dal basso. Prendiamo il nostro terminale, qui il cappio sul terminale facilita tutto, e lo tiriamo. Adesso basta fare un po' di spazio per il passaggio del sinker. E tiriamo l'amo dentro in questo modo. Vediamo ora che l'amo è coperto, il capello non può attorcigliarsi attorno all'amo. Abbiamo una presentazione perfetta, anche se dobbiamo lanciare a più distanza, insomma, saremo sempre sicuri che il nostro terminale è presentato nel modo corretto e con una bella quantità di pastura attorno all'innesco ad aumentarne l'attrattività.